È un luogo storico, la FURL, è bello vedere attività di questo genere, vedere tanti ragazzi che attraverso lo sport trovano anche la loro dignità. Sì, questo è vero, in particolar modo anche i ragazzi di Calamai, che sono già da diversi anni qui presso la nostra palestra, e per noi è un orgoglio averli, per il semplice motivo che noi come casa madre queste cose le vediamo in un modo talmente positivo, e poi in particolar modo anche Marco è molto bravo, non per, tanto per dire, Marco fa anche da vicepresidente della SG Fortitudo, quindi sono delle cose belle e che speriamo che continuino. Beh, questo fa parte, come dire, della filosofia della Casa Fortitudo, cioè c'è sempre stata molta attenzione rivolta ai giovani, all'educazione ai giovani allo sport, all'approccio allo sport, che è fondamentale, perché acquisiscono meglio le regole, forse c'è quel percorso educativo che a volte nella vita un po' sfugge. Infatti per noi è molto importante il percorso educativo, anche perché se ci saranno un domani dei ragazzi che possono essere interessanti anche eventualmente per fare determinati tipi di campionati con la prima squadra, cioè molto difficile che riescano ad arrivare a dei livelli, poi non si sa mai. No, le porte però, sono aperte. Ecco, però con la prima squadra noi abbiamo una collaborazione direi fattiva, perché collaboriamo con loro dando dei ragazzi che loro ritengono interessanti. Il nostro spirito è chiaro, noi siamo aperti a tutte le iniziative che ci possono essere. D'altra parte i nostri atleti, i nostri ragazzi sanno che se vengono qui si devono comportare in un certo modo, e in questo caso le famiglie capiscono esattamente, e come tutti gli anni siamo pieni di ragazzi, che è una cosa impressionante. Va tanto di moda in alcuni momenti della stagione vedere certi sport, no? Paralimpici, eccetera. Invece lo sport è sempre sport tutto l'anno, 365 giorni all'anno. Tu sei partito tanti anni fa con quest'idea, è un'idea, mi viene a dire, vincente, perché è bello vedere tanti ragazzi così in campo, e poi è sport, veramente. Sì, sì, è sport. Dalle immagini vedrete che le partite non sono uno scherzo, poi mancano alcuni dei giocatori, diciamo, con disabilità, ma più forti, quelli con cui dal 2005-2006 fino al 2010 abbiamo fatto il torneo degli oratori delle parrocchie dell'ANSPI, arrivando sempre secondi a Bologna dietro il Don Orione, giocando noi misti, 3 normo e 2 disabili contro 5 normo, e arrivando per 4 volte secondi anche alle finali italiane di Bellaria. È sport vero, noi abbiamo le regole, c'è un momento in cui c'è vivacità, poi c'è silenzio, ogni ragazzo si può esprimere, e abbiamo i normodotati dell'SG che ci aiutano, abbiamo delle aziende che ci danno una mano e che naturalmente credono in noi. Abbiamo i genitori, insomma, che ci supportano. E poi avete soprattutto i ragazzi che partecipano. E i ragazzi che partecipano aumentano, praticamente qui in SG siamo ormai, come gruppo Over Limits, siamo 65, in 3 turni di 1:10 l'uno, più i ragazzi che ci danno una mano. E poi abbiamo un allenamento a San Lazzaro il martedì con i minori dalle 16 alle 18 alla scuola media Iussi, un allenamento il giovedì con il quartiere Savena e l'istituzione educazione e scuola del comune presso la Jean Piaget dalle 16 alle 17:30, lavoriamo con gli anni verdi e con i ragazzi in difficoltà della zona, situazioni difficili, certo, migranti, certo, e quant'altro, e il venerdì dalle 15 alle 17 al Navile, palestra Vasco de Gama, con minori, un'altra quarantina divisi su 2 palestre, e lì facciamo anche un corso sperimentale insieme all'USL, al quartiere e alla mia associazione Basket Handicap e alla Polisportiva Lame, con ragazzi dai 5 ai 6 anni fino ai 9, ed è praticamente una sperimentazione che facciamo, oltre ai ragazzi fino a 18 anni che lavorano nella palestra accanto. È bello vedere come uno sport, le regole di uno sport tecnico come il basket, potrebbe sembrare in teoria difficile, diventa invece uno strumento importante per incominciare ad applicarsi a queste regole.
renderle attive, acquisirle, questo è importante per questi ragazzi, perché non è solo un passaggio così di divertimento, ma è proprio un'applicazione, un'attenzione, una partecipazione importante. Sì, noi abbiamo scoperto negli anni che diciamo, il seguire certe regole di minima, no? C'è il campo a delle righe, dentro e dentro, fuori e fuori, non si va in spogliatoio o in bagno senza chiederlo, ci sono gli orari per cominciare e per finire, non si spinge un compagno, non si urla. L'applicazione di queste, si aspetta il proprio turno, l'applicazione di queste regole poi diventa praticamente un messaggio per il percorso di vita. Sì. Vai sull'autobus, se c'è un posto libero ti metti a sedere, se no stai in piedi. Insomma, ecco. Quindi è un'applicazione pratica di queste regole. È importante anche perché attraverso il gioco di squadra c'è la condivisione, no? Si incomincia a capire che si è in tanti al mondo e che si può stare anche bene insieme. Anche questo messaggio secondo me è molto importante. Sì, che siamo tanti al mondo e diversi, ma non diversi noi dalle altre etnie, no, certo. E basta, diversi anche tra di noi, non solo uomo e donna, non solo giovani e meno giovani, ma un po' diversi ognuno di noi. Non è un caso che con la dottoressa Lamacchia, l'associazione Aluccio, tanti anni fa siamo partiti con disabilità diverse, 25 anni fa sembrava una follia, normodotati, disabili, autistici, down, psicotici insieme, invece se cominciano da piccini si può fare, e normodotati. Da questo piccolo trucco è partito un percorso, a suo tempo osteggiato e oggi, devo dire con orgoglio, imitato, perché dappertutto si gioca integrati, cioè si gioca misti, che è poi esattamente quello che la vita chiede. Siamo tanti, siamo diversi e dobbiamo stare insieme. E il gioco di squadra è un po' più difficile da insegnare di un gioco individuale. È più facile insegnare a nuotare che a giocare a basket. Però la palla se va e torna indietro c'è un gioco, se non va o se rimane non c'è gioco. Da lì siamo partiti per un progetto che ha davvero una lunga storia. Credo che sia una bellissima esperienza, tutta insieme la testimonianza di quello che accade qua alla Furla, come in altre palestre, dove Marco Calamai è riuscito a creare questo gruppo ben organizzato. E tu hai aderito, gli hai chiesto di partecipare, hai aderito così, confondendoti in mezzo a questi ragazzi meravigliosi. Sì, io ho conosciuto la realtà di Marco quando giocavo qui a Bologna. Sono rimasto piacevolmente colpito e mi ero ripromesso di tornarci appena le circostanze me l'avessero appunto permesso. Quest'anno il fatto che ho deciso di smettere di giocare per concentrarmi sul lavoro è stata l'occasione perfetta e ho chiamato Marco per chiedere appunto un pochino di prendere parte a questo progetto e sono contentissimo. Per me il mercoledì è un appuntamento fisso, immancabile, e alimenta anche un pochino la mia settimana perché è bello stare con i ragazzi, è bello venire qui sul campo di pallacanestro dove comunque ho passato tanto tempo la mia carriera da giocatore. È un modo diciamo di restituire un po' di quello che ho ricevuto da questo sport e dalla vita in generale. Anche perché nello sport spesso si vanno a cercare le parti meno nobili, quelle più criticabili, no? Invece ad esempio il basket ha tante qualità, tante virtù, soprattutto il gioco di squadra, la partecipazione, quello che occorre essere uno per l'altro, quindi in queste situazioni dove c'è una diversità visibile, importante, eccetera, ancor di più diventa importante sapere che si fa parte di una squadra. Certo, lo sport in generale è una palestra di vita, questa è una frase un po' banale, ma in realtà è una verità. Perché in realtà riproduce tante delle dinamiche che poi nel corso della vita professionale, personale, le persone incontrano. Per loro, per questi ragazzi, è un momento di socializzazione, è un momento di confronto anche con altre persone e la pallacanestro è appunto un mezzo attraverso il quale loro riescono a comunicare, riescono anche a rapportarsi con altri. Vedo che comunque quando fanno le partitelle cercano comunque il passaggio, cercano il compagno. È un modo anche per superare magari quella difficoltà che hanno nell'interazione
quindi la pallacanestro sicuramente si presta moltissimo a questo, perché è uno sport che prevede comunque il coinvolgimento di tutti per raggiungere l'obiettivo, per cui sicuramente uno sport completo da questo punto di vista, e sono contento di poter dare il mio contributo, esatto, in questa situazione.